Si era costruito da solo il suo strumento. Un pezzo di legno, due chiodi, una corda e una bottiglia. T-Bone Walker è dalla parte del soul. Latitudine Soul, storie, città, protagonisti della cultura afroamericana. Scritto dalla penna di Luca Sapio, raccontato dalla voce di Luca Ward, la regia è di Andrea Cacciagrano. Let your hair down, baby, let's have a natural ball. Cause when you're not happy, it ain't no fun at all. È una domenica mattina a Dallas, in Texas. Un uomo e un bambino camminano insieme su Central Avenue. Nonostante l'uomo sia grande e grosso, è il bambino a guidarlo. Si sente onorato nel farlo, perché sta accompagnando i passi di una leggenda, Blind Lemon Jefferson. Lemon tirava fuori la sua chitarra e il bambino lo aiutava a sistemare una piccola tazza di metallo sulla paletta dello strumento. In pochi minuti si riempiva di monete e banconote. «Grazie, Dibo, questa è per te», gli diceva ogni volta ponendogli una monetina d'argento, ma il bambino aveva già avuto la sua ricompensa. La musica di Lemon, il suo intricato fraseggio, erano di per sé qualcosa di cui si sarebbe ricordato per tutta la vita. Si chiamava Thibaut, ma presto tutti iniziarono a chiamarlo T-Bone. Si era costruito da solo il suo strumento, un pezzo di legno, due chiodi, una corda e una bottiglia. La bottiglia faceva da ponticello e alzandola o abbassandola, il bambino riusciva a cambiare l'altezza delle note. Poi era arrivata una chitarra, una Parlor Stella, adatta alle sue piccole dita. Don't leave me, baby, cause I want you for my own. Don't leave me, baby, cause I want you for my own. If you do, it'll grieve me, you know I'm all alone. In the evening, mama, when the sun began to set. Yeah, baby, the sun began to set. I'll miss you, darling, you know I can't forget. T-Bone, oltre a suonare la chitarra, era anche un ballerino formidabile. Nessuno in città ballava il tip-tap come lui. Insieme alla sua famiglia si esibiva nei cinema all'aperto. Si proiettavano film muti, al termine dei quali loro suonavano e ballavano qualsiasi canzone il pubblico richiedesse. Una di quelle sere gli si avvicinò un tizio piuttosto strano. Sei bravo, ragazzo. Ti pagherò $15 a settimana se mi aiuterai con la chitarra a vendere le mie pozioni. Si faceva chiamare Dottor Breeding e a dirla tutta non era un vero dottore. Era uno di quei ciarlatani che cercavano di rifilare nelle piccole città di campagna unguenti e pozioni. Partirono a bordo di una Team Model Ford all'inizio dell'estate. Oltre a suonare e cantare, T-Bone aiutava il dottore a preparare la pozione. I've got a society woman. Si chiamava Double B ed era fondamentalmente una purga a base di lavanda che vendevano agli sprovveduti per i bruciori di stomaco a $1 a bottiglia. Yes, I've got a society woman. She gets the best of everything. She lives in luxury, while I eat plain old kidney stew.
Fu proprio in una di quelle città di campagna che una sera Thibon vide arrivare due automobili. Erano cariche di valigie e custodie di strumenti musicali. Le persone che scesero dalle vetture iniziarono a montare un enorme tendone bianco. Da lontano si avvicinava potente un suono compatto di ottoni e tamburi che presto raggiunse il piazzale. Era una parata con in testa uno stravagante imbonitore. Signore e signori, il Rabbit Foot Minstrel è arrivato in città! Questa sera non perdete il nostro show! Non perdete il minstrel più famoso d'America, signore e signori! Tutti quei costumi e quell'aria festosa convinsero immediatamente Thibon a comprare il biglietto. Baby, you're too much trouble, you're gonna drive me insane. Baby, you're too much trouble, you're going to drive me insane. I wish that you'd get better, it's a sin to wish in vain. I can't do nothing to suit you, everything I say is wrong. Can't do nothing to suit you, everything I say is wrong. So you got me thinking, baby, that I've just been around too long. Lo spettacolo aveva radunato centinaia di spettatori. Sotto il tendone era stato montato su una struttura di legno il palcoscenico e decine di lanterne a petrolio illuminavano la scena. Non c'erano microfoni. Per farsi sentire, le cantanti e gli attori usavano dei megafoni. You go into a drugstore, you say you won't be long. You come back 30 minutes later, and you wanna know what's wrong. I take you out to dinner, everything you do is wrong. This is strictly confidentially, baby. I think your wig is gone. I don't wanna be too hasty in things I say and do. But if it's not asking too much, baby, please tell me what's wrong with you. Somebody told you to be different, but they sure did tell you wrong. Cause when you start to sound at me for my gold mama, I know your wig is gone. Tutti, tranne una. Nonostante l'esile corporatura, aveva un volume tale da spostare l'aria. La sua voce si levava potente sopra ogni cosa. Potevi sentirla per miglia. Si chiamava Ida Cox. Thibon restò talmente impressionato dalla cantante che le chiese di unirsi allo spettacolo. Non basta saper suonare bene, ragazzo. Ci vuole qualcosa di speciale. Cosa sai fare? Thibon iniziò a suonare la chitarra dietro la testa e sollevò una sedia di legno con i denti. Poi, trovato l'equilibrio, iniziò a ballare il tip-tap. Decisamente quello era un numero speciale che gli fece guadagnare un posto in squadra. Well, the clock is striking 12. Somebody's got to go. Well, the clock is striking 12. Somebody's got to go. Gee, but I'm going to miss you, baby. This is one thing I'm sure you know. When
it's 12 o'clock in Memphis. It's 1 o'clock in San Antonio. When it's 12 o'clock in Memphis, it's 1 o'clock in San Antonio. When it's midnight in California, I'll be so all alone. Quando l'estate finì e la compagnia dei Minstrel ripartì, T-Bon tornò a Dallas. C'erano sua madre e la scuola ad attenderlo, ma una nuova convinzione lo accompagnava adesso. La musica lo avrebbe portato lontano. La musica gli avrebbe mostrato il mondo. Ragazzo, ci sono $5 per te se porti questa macchina a Los Angeles. Era l'occasione che stava aspettando. Arrivò nell'aprile del 1933. T-Bon caricò la sua chitarra su quella vecchia auto e partì senza fare più ritorno. I'd give him anything that I've got. Just a little girl who fall in love with me. She may not look just like a picture in a storybook, but if she can cook, she'll suit me to a T. Punto dritto al cuore nero della città, il Dunbar Hotel su Central Avenue. Era quello il sole intorno a cui tutta la scena musicale della città ruotava. Era lì che le grandi orchestre afroamericane alloggiavano quando si trovavano in città. Potevi sentire Louis Armstrong accordare il proprio strumento nella hall, oppure scambiare quattro chiacchiere con Cab Calloway al bar. L'orchestra più famosa era quella di Les Height. Si esibiva ogni sera al Cotton Club e presto T-Bone, grazie alla sua tecnica prodigiosa, divenne il loro chitarrista e iniziò a guadagnarsi da vivere con una paga di tutto rispetto. I've got a five-chord hand and I don't know how to play. I've got a five-chord hand and I don't know how to play. I need a queen like you to make my hand okay. The kid drew three aces and stacked them back to back. The kid drew aces and stacked them back to back. I looked at my hand and not a smile did I crack. Oltre alle stelle del jazz sulla Western Avenue, c'era un piccolo negozio che lo incuriosiva. La sua insegna aveva dei fulmini disegnati intorno ad una scritta: Electro String Instruments. T-Bon entrò nel negozio. Sembrava non esserci nessuno. Si guardò intorno e notò degli strani strumenti esposti. Uno in particolare catturò la sua attenzione. Il manico era quello di una chitarra, ma il corpo sembrava pieno, senza nessun foro di risonanza. C'erano due manopole e una placca di ferro a coprire qualcosa vicino il ponte da cui partiva una leva. Passò le sue dita sulle corde e il rumore che venne fuori era sordo e metallico. Quella non è una semplice chitarra, ragazzo.
Da spenta non suona, gli disse una voce alle sue spalle. Me ne sono accorto, signore. Ma cos'è? È una vibrola, una chitarra elettrificata. Vuoi provarla? Certo, mi piacerebbe. Bene, aspettami qui. L'uomo tornò con un piccolo amplificatore e lo collegò con un cavo allo strumento. Lo accese e quando le valvole presero vita, disse a Thibon di suonare. Il chitarrista non credeva alle sue orecchie. I just wear it in the evening when the sun's going down. I get so weary in the evening when the sun's going down. I get so lonesome when my baby's not around. When I go to bed at night. Quello strano strumento era quanto di più eccitante avesse mai sentito. Gli sembrò di avere un fulmine tra le mani. Poi, timidamente, iniziò ad abbassare la leva sul ponte. Più aumentava la pressione, più l'intonazione della chitarra cresceva. Beh, che ne pensi? È quanto di più incredibile abbia mai sentito, signore. Ma quanto costa? Sarebbero $150 amplificatore e cavo inclusi, ma so già che non li hai. Thibon annuì. Sei bravo però, e io ho bisogno di pubblicità. Me li darai un po' per volta. Dovrai promettermi che però da oggi in poi suonerai sempre la chitarra elettrificata. Non chiedo di meglio, signore. I due si strinsero la mano. Era un patto. Il signor Rickenbacker non avrebbe potuto trovare endorser migliore per la sua nuova, rivoluzionaria invenzione. They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse. Il treno del Soul oggi si ferma qui, ripartiamo domani sera alle ore 11, sempre su radio1.rai.it, sempre con una nuova storia scritta da Luca Sapio e raccontata dalla voce di Luca World. La regia è di Andrea Cacciagrano. Ringraziamo Simona Luciani, Gabriele Brocani e tutti i nostri tecnici. Mi raccomando, interagite con noi, scrivete sulla nostra bacheca Facebook, saremo felici di rispondervi. Il brano con cui abbiamo scelto di salutarvi oggi si chiama Don't Let the Green Grass Fool You ed è la nostra rilettura di un grande successo di Wilson Pickett.